uno dei primi appuntamenti ufficiali di campionato per l'Arezzo, ossia quello che riguarda i giovanissimi nazionali allenati quest'anno da Dante Gioacchini, che oggi affrontano in casa la Viterbese. Poi Ferramisco si libera bene di Menci, Ferramisco tiro, ribattuto, la palla arriva a Prosperini, Prosperini, conclusione, gran gol di Prosperini. Sul primo palo ha trovato lo spazio per il vantaggio, grande festa in casa viterbese, davvero ha scagliato un gran destro con la palla che si è infilata. Cesarini, attenzione alla sovrapposizione di Angio. Cesarini va al cross molto profondo, sfugge la palla al portiere Sacchetti e si infila per il raddoppio della Viterbese sul traversone da sinistra di Cesarini. E l'azione si sviluppa grazie a questa falcata di Prosperini, Ferramisco in area di rigore, Ferramisco va col destro, c'è un altro gol, palla in diagonale sul palo lungo. Niente da fare anche questa volta per Sacchetti. E dunque la Viterbese dilaga, siamo al 23esimo e siamo già 3-0 per la Viterbese. A segno anche Prosperini. Va il meglio col sinistro, in qualche modo, e poi il gol di Fabianelli. Dopo il tocco di Proietti, Fabianelli mette la palla in rete. E c'è il gol dunque dell'Arezzo, il primo gol del campionato. Fabianelli molto rapido qui nell'approfittare della respinta del portiere Proietti. Commentiamo questa prima partita dei giovanissimi con mister Dante Gioacchini, debutto anche sulla panchina. Allora, intanto questa esperienza dal punto di vista personale che cosa rappresenta? Beh, un percorso di crescita personale che comunque devo ringraziare l'Arezzo che mi ha permesso di poter allenare questi ragazzi. C'è da lavorare perché sono giovani e diciamo, il lavoro sta andando bene, oggi diciamo, un po' meno sui nostri obiettivi stagionali, sugli obiettivi dell'allenamento. Non siamo riusciti a riportare in partita quello che abbiamo in allenamento fatto e diciamo, sono giovani ma devono lavorare ancora di più. Avevate fatto molto bene al torneo di Firenze e poi oggi diciamo, la Viterbese ecco, si vedeva che era un pochino più in palla. Sì, diciamo io ragazzi non interessa a noi la vittoria o la sconfitta, interessa la prestazione e gli obiettivi, come ho detto prima. Il nostro obiettivo, noi abbiamo due obiettivi principali, quello di, in fase difensiva di attaccare per riconquistare palla, in fase offensiva di gestire il pallone con le linee di passaggio libere e quant'altro. Io gli chiedo queste cose, ragazzi, purtroppo oggi tutto quello che doveva essere fatto è stato fatto a tratti, anche pochissimo insomma.